Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. Attualmente l'Italia si ritrova nel mezzo tra una vasta area depressionaria posizionata ad Occidente e l'anticiclone africano che in questi giorni si promuove verso l'Europa senza avere però successo. Pertanto, l'intero bacino del Mediterraneo sarà interessato da aria caldo-umida che dal Nord Africa verrà spinta verso di noi. Avremo così un sensibile aumento delle temperature, ma anche una notevole quantità di umidità e sabbia nei cieli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 11 maggio. Al mattino, nuvolosità alta e stratificata su entrambe le regioni, con sole che si farà strada tra le nuvole. Durante il pomeriggio, la nuvolosità si intensificherà a partire dalla Basilicata, ma trattandosi di nubi alte, la possibilità di precipitazioni sarà bassa. In serata, ancora copertura nuvolosa diffusa su tutto il territorio, con maggiori addensamenti e nubi basse sull'arco ionico Brindisino e Murge. Sulle medesime aree, potranno verificarsi durante la tarda sera notte deboli rovesci. Temperature in aumento di 3-4 gradi nei valori massimi, con punte oltre i 24-25 gradi sul tavoliere, zone interne del Potentino e prima entroterra pugliese. Venti moderati o forti di Scirocco, in particolar modo su Murgia, Arco Ionico, Brindisino e Salento, con raffiche fino a 50-60 km/h. Per quanto riguarda i mari, agitato lo Ionio, mossi rimanenti mari. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Ciriello per questo tramonto infuocato che punta il faro di Capo San Vito nei pressi di Taranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero WhatsApp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.